Ragazze, allora oggi video review dei prodotti che mi sono stati inviati dal sito Semidress. Come sapete, io collaboro con questo sito. Dopo insomma un tot di tempo, loro mi rimandano una gift card da spendere sul loro sito del valore di 25 dollari. Questo mese, però, non ho scelto il tracking della spedizione. Vi arriva sempre in questa bustina qui. E questo qui praticamente era un bigliettino di uno sconto che loro mi facevano a me del 9%, però ho contattato la ragazza, insomma, con cui collaboro, con cui mi ci sento, che fa parte, insomma, del settore marketing dell'azienda, e mi ha dato un codice sconto per voi del 10% che vi linkerò qui. Qui da poter spendere sul loro sito e potete prendervi insomma quello che volete e usufruire del 10% di sconto. E nulla vi arriva in questa bustina solita. Non ho scelto il tracking number questa volta perché è inutile. Io con la spedizione, con la prima spedizione fatta con loro, non sono riuscita a seguire il mio pacco, quindi ho detto perché spendere soldi inutili, perché tanto alla fine non riuscite a seguirlo. E alla fine comunque cioè, rimane normale, cioè, vi arriva tramite raccomandata, voi dovete firmare. A me quando è venuto il postino ho dovuto firmare per avere il mio pacco, quindi è tranquillo, alla fine non avete la cosa di seguire il pacco, ma che vi frega, cioè, alla fine manco su questo sito loro cinese non si capisce una mazza. Sì, scrivete insomma il codice insomma del vostro pacchetto, ma non riuscite a seguirlo. Quindi ho fatto la spedizione classica senza tracking e l'ho ricevuta dopo 2 settimane, quindi davvero velocissimi. E vi faccio vedere cosa ho preso. Inizio con i prodotti che hanno attirato di più la vostra attenzione, ovvero questi pennellini qua. È un set da 5 pennelli, praticamente sono i pennelli Simil Real Techniques. Allora, io ho il set viso, il set occhi e qualche pennello singolo dei Real Techniques, e quindi vi posso fare una recensione un po' più dettagliata. Ad esempio, vi faccio vedere questo, che fa parte insomma del set. Questo set costa 15 dollari, davvero poco rispetto ai prezzi che ho visto su AliExpress e su eBay, anche perché questi pennelli li hanno alzati molto di prezzo quando hanno visto che le persone insomma se le compravano perché hanno riscosso successo, perché sono simili agli originali. E adesso vi faccio vedere, cioè, questo qui è il buffing brush del set viso dei Real Techniques, e questo qui è quello pezzotto, per intenderci. Cioè, sono praticamente quasi identici, se non che questo è un poco più, diciamo, affusolato, e questo qui è un poco più larghetto come pennello, come forma. Però, come potete vedere, sono fitti allo stesso modo, adesso sono zozzi da fare schifo, però è per farvi capire. Vedete, sono anche belli fitti, davvero niente da dire. Questo qui è l'originale e questo qui è quello, diciamo, pezzotto, davvero ottimo. Io lo sto utilizzando per il fondo, l'ho utilizzato anche oggi e come potete vedere, cioè, lo stende benissimo, mi sto trovando davvero bene. L'ho lavato, non mi ha perso setole né nulla. Cioè, sono davvero stupita. Poi vi ripeto, si somigliano tantissimo. Questo qui forse somiglia di più all'Expert Brush, però l'Expert Brush che non ho è leggermente più piccolino, più, diciamo, è più corto e tagliato. Questo qui è leggermente più lungo, ma vi ripeto, la consistenza delle setole è la stessa, sono davvero morbidissimi. Un altro, diciamo, che si somigliano è questo qui da contouring con il contour brush che si è cancellato perché ce l'ho da un bel po'. E vedete, la differenza è che questo qui, insomma, è più affusolata verso l'alto, tipo bocciolo. Questo qui è più tondeggiante, però, come potete vedere, la consistenza, ragazze, è la stessa. Questo qua io lo utilizzo per fare il contouring in crema.
l'ho fatto anche oggi, e poi questo qui ci passo sulla la terra. E davvero buonissimi. Vi ripeto, le setole, cioè si vede proprio che sono identiche. Secondo me, vi giuro, io penso proprio che sono lo stesso materiale, voglio dire, però magari qui il packaging è un po' più curato, con le scrittine che poi dopo un anno e via se ne vanno. Cioè, questi qui io li comprai al Cosmoprof dell'anno scorso, vi ripeto, non è rimasto nulla. Comunque, davvero buoni, e vi faccio vedere quelli che si somigliano. Poi, brush a sezione piatta, come potete vedere, bello fitto, che io utilizzo per la cipria e mi ci trovo davvero bene. Voglio provarlo ad utilizzare per il fondo e voglio vedere, insomma, come si comporta. L'ho utilizzato per ora solo con la cipria ed è davvero molto molto buono, anche perché il pennello, il powder brush di Elf mi sta abbandonando perché si spenna adesso, raga, dopo 3-4 anni che ce l'ho mi sta abbandonando, e quindi sarà un valido sostituto perché diciamo la consistenza è quasi diciamo la stessa. Il manico è rosa, non ve l'ho detto, ma ci sono sul sito diversi colori. Io l'ho preso rosa perché adoro il rosa, però adoro il rosa. Per citare la volpona di Nicole, comunque veramente mi piacciono di più rosa anziché azzurri e gialli, questo colore qua proprio identico, proprio sputato. E quindi ci sono insomma di vari colori. E poi c'è uno da blush tagliato laterale, cioè tagliato insomma angolato, ecco, e io utilizzo per il blush, molto molto comodo come potete vedere. Vi ripeto, sono belli fitti, per ora non mi hanno perso peli, vi dico la verità, vedete. Molto molto buoni. L'unico che mi ha deluso, ma alla fine è una tipologia di pennello che io non uso perché non mi piace, è questo qui. Questo è il più spennato di tutti, cioè questo perde peli, per dirvi, cioè gli altri no, ma questo è proprio lo spennato del set ed è il pennello a due fibre. Cioè, io non lo uso sto pennello perché a me non piace, né per il fondotinta, né per applicarci il blush, né per niente. Cioè, non mi piace proprio perché poi sono tutti spennacchiati di questo modo. E non lo so, ma a me non mi piace. Come potete vedere, è tagliato pure un po' male rispetto agli altri. Gli altri, diciamo, sono perfetti. Questo qui è proprio tagliato una merda. È proprio, diciamo, bruttino. Però, alla fine, se vogliamo se vogliamo dire, insomma, questo set è composto da 5 pennelli, 4 sono buoni, questo è un po' più sfigatello. Almeno per me che non piace. Cioè, non mi piace proprio questo pennello qui. Poi, vabbè, ci sono persone che magari lo utilizzano, lo adorano, a me mi fa schifo. E quindi questo qua, vedete, è nuovo praticamente, l'ho solo lavato, ma comunque mi si è spennato. Poi se tiro, mi si scippano tutti i peletti, non mi piace. Però questi quattro qua sono davvero buonissimi, davvero molto molto buoni, e ve li consiglio, ve li straconsiglio, anche perché costano poco, devo dire la verità. Ci sono anche gli altri set, ci sono quelli lì Simil, Sigma e Acuro, però non vi consiglio di comprarli su Semidress perché costano di più rispetto a eBay. E no, rispetto a eBay, perché li ho presi su eBay, li ho pagati 5-6 euro 4 pezzi. E quindi niente, vi straconsiglio questo set, mi è piaciuto, eccetto questo, ma vi ripeto, è proprio perché a me questo pennello qua non mi piace. E poi vi faccio vedere due accessori che ho scelto. Ovviamente nell'info box vi lascio il link dei pennelli e di questi accessori, più il sito di Semidress, più il codice sconto che potete utilizzare per acquistare, diciamo, su questo sito. Non è un mio codice sconto personale, io non ci guadagno assolutamente nulla. Ci tengo a precisarlo perché c'è, questa ci rifila il codice sconto perché ci guadagna qualcosa. No, io non ci guadagno nulla. È un codice sconto che mi hanno fatto sia per me
che per voi del 10%, e quindi ve lo metto giù se vi può servire, perché su Facebook molte erano interessate ai pennelli e mi fa piacere se vi posso far risparmiare qualcosina. Adesso vi faccio vedere gli anelli che ho scelto, che francamente non mi ricordo bene il prezzo di questi anelli, però ho scelto l'anello Super Simo, è proprio il mio questo anello, è stupendo, ora ve lo faccio vedere indossato. Qua, chiunque me l'ha visto l'ha notato e mi ha fatto i complimenti per l'originalità, perché cioè, è originalissimo, raga. Con la S di Superman, ma io l'ho preso perché sono Super Simo, e quindi stupendo. È fatto dorato, ha la carcassa dorata. È morto, vabbè. Scusatemi, è composto, cioè è fatto dorato, e poi porta la S tutta brillantinata su fondo nero, davvero bellissimo. Lo adoro, lo adoro, lo adoro. E poi ho scelto quest'altro anello qui, che mi dispiace perché non, diciamo, non mi va qui, cioè mi va proprio piccolo, e qua mi va largo all'anulare, cioè non so dove caspita me lo devo mettere st'anello, però è figo, cioè è bellissimo. Tiene tutte pietrine brillantini colorati, molto molto luminoso, molto particolare. Bello, tra l'altro sta anche molto bene con questa manicure che ho fatto. Ci tengo a precisare che questi sono ancora gli non è gel, ma sono gli smalti di Minai, ed è una settimana che io ce li ho e non ci ho messo né top coat né niente. Al negozio spacchetto con i pacchi, eccetera, eccetera, non mi si è scalfito di niente, sono sconvolta. Comunque, poi ve ne parlerò di questi smalti, ma è per dirvi, c'è. È comunque molto molto carino, mi piace tanto. Ci sono tantissimi, tantissimi, tantissimi anelli, bracciali, collane sul loro sito, davvero tanti. Poi ora mi metto la mia boccuzza col rossetto. E nulla, ragazze, questo è quanto. Giù ho trovato, insomma, tutte le informazioni. Devo dire che mi ci sto trovando davvero bene con questo sito, non perché ci collaboro, ma vi ripeto, collaboro anche con il sito Rose Wholesale, ma non mi sono fatta scrupoli a dirvi che i prodotti sono davvero pessimi e di buono hanno soltanto il servizio. Io con Sammy Dress davvero mi sto trovando bene. Quando ci sarà qualcosa che non mi piace, sicuramente ve lo dirò. Per ora vi consiglio tutto quello che ho preso. E nulla, io vi mando un bacione forte e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!